Allora, sai che possiamo fare? Elio, mettiti qua in mezzo. E noi siamo battitori d'asta, però sumo, e ti vendiamo. Vuoi farlo? No, ma lo faccio lo stesso. Ok. Sperando che la cosa ti faccia ridere. Ok. Vendiamo Elio, facciamo l'asta con due lottatori di sumo, che perché non possono farlo di lavoro. Stiamo vendendo questo splendido quadro, che è una riproduzione della Monna Lisa. Abbiamo preso uno dei più grandi artisti italiani, che è Elio, che si è prestato ad essere venduto a uno di voi. Si è prestato o è venduto? Si sta vendendo. È vero. Ma è una copia o è l'originale? È una copia, ma Elio originale. Una copia. Questa Elio originale. Non è la Monna Lisa, ma Elio dentro è vero. A quanto lo vendiamo? 20 euro. 20 euro, sento 20 euro. 22. Siamo a 22 euro. 25. È troppo poco. No, scusate, per il mio percorso artistico si parte da una base d'asta di 500 euro. Sì. Perché altrimenti il pubblico a casa pensa che io valga 20 euro, scusate. La base d'asta è partita a 20 euro ed Elio ovviamente si è offeso. 550 euro. 550. 3 milioni di euro. Il signore è l'unico che se ne intende. 3 milioni di euro. 3 milioni di euro è uno. 3 milioni di euro è due. Tre milioni di euro e tre. Venduto! Oddio, basta! Basta, basta! Ok, se lo può portare a casa. Posso accompagnarti sempre adesso? Sì, beh. Qualunque cosa sì. Tu faccia, io sono sempre dietro. Eh sì, perché tu acquistato. Come sfondo, perché sono tuo. Tu acquistato. Sono tu? Mo' è il contrario di un ordine restrittivo, devi stargli almeno a un metro sempre.